Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia casa. Ringrazio il Consorzio Camù per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto così vicini e così lontani, ai quali realmente non siamo in questo momento. E quindi trascorreremo assieme 2 minuti, un paio di minuti, dove io mostrerò appunto la mia casa, il luogo in cui io lavoro e che poi è un tutt'uno alla fine. Stacco un attimo il telefono dal suo supporto e così possiamo partire. Per una brevissima panoramica della mia postazione di lavoro, eccola là. Come potete vedere, non c'è niente appeso alle pareti perché avevo appena finito di dipingere casa, quindi dovrò trovare una soluzione. Allora ho messo qualche quadro così appoggiato per farvi vedere di cosa si tratta. Insomma, cosa ho in casa? Ecco, questa è la workstation. Stavo lavorando a un montaggio su un progetto Lila. E qui io realizzo praticamente tutti i miei lavori, sia fotografici che cinematografici. Ci spostiamo un attimo, questa è la porta che divide la zona giorno dalla zona notte, ci spostiamo un attimo qua e vediamo un quadro di Gianpaolo Berto che troverà prima o poi collocazione in questa casa. Era già collocato, ma adesso dovrò trovare un altro spazietto. Questa invece è un'opera di Oscar Manesi. Girando troviamo un faretto della mia attrezzatura fotografica e un'opera di Leonardo Carrano. Questo è il muro e questo è praticamente un'opera legata al mio ultimo film Max Diary. Vediamo anche Massimiliano Olivieri. Questa è sempre un'opera legata a Max Diary. Questo invece è un'opera di Gabriella Lucci. E adesso questa è la cucina, cioè la porta che divide la cucina dal salone e spostandoci vediamo appeso lì provvisoriamente una foto della carissima Assunta Pittaluga che salutiamo. Questa è la libreria, una parte piccolissima della libreria di casa mia e questa è la parte dedicata fondamentalmente ai libri di fotografia e qualcosa di pittura. L'altra parte nell'altro studio. Spostandoci ancora da questa parte, troviamo un'altra opera di Leonardo Carrano, un'opera giovanile. Adesso faccio un passo indietro, così facciamo una panoramica generale del salone, che è questa. Vedete che c'è il divano, c'è una fotografia sopra, sempre tratta da Max Diary. E insomma, in pratica, qui io passo la maggior parte del mio tempo lavorativo e non. È un posto molto confortevole. Questa è un'altra opera che dovrò prendere ed è dedicata a Francesca Woodman, su un lavoro che abbiamo fatto con la carissima Rita Spadola. Una delle ultime letture è un libro su Tina Modotti e poi vediamo l'ultimo libro che sto leggendo, è praticamente questo Ocean Terminal di Pier Giorgio Welby. Benissimo, allora torniamo un attimo qui in modo tale che io possa anche, questa è una parte dei riconoscimenti ricevuti in questi anni. Un bacio a tutti e vi saluto. A presto e resistiamo. Stiamo a casa soprattutto.